andiamo al tema di l'argomento di oggi pomeriggio. La politica è uno dei modi più nobili per servire l'uomo, è l'espressione più alta di carità. Un servizio teso a rendere più umana la vita di tutti nella convivenza civile. Ed è una testimonianza di speranza. Per questo il servizio alla comunità attraverso la politica si colloca tra le forme di realizzazione umane più ricche di significato e più cariche di potenzialità positive, sia a livello personale che comunitario. Il perseguimento del bene comune rimane compito specifico della politica nella costruzione di servizi per rispondere ai problemi di un territorio. La progettualità politica non può però limitarsi ad un approccio di buon governo esclusivamente di tipo contabile, centrato sulla efficienza e sulla efficacia economica nell'uso delle risorse e sulla valorizzazione degli aspetti tecnici e organizzativi. La scelta politica deve nascere da una precisa idealità, un'azione condotta da un'idea, da un progetto di uomo e di società. La consapevolezza che la nostra società è altamente complessa e in una fase di profonda trasformazione esige, insieme con la chiarezza di idee sui principi e valori irrinunciabili, anche grande capacità di lettura e di interpretazione delle situazioni, solida preparazione e competenza, disponibilità ad ogni utile confronto, coraggio di scelta, di rischio e di risoluzione dei conflitti. Nella realtà di oggi non è agevole affrontare e risolvere alcune tensioni di rilievo. In particolare, come comporre tra loro la fedeltà ai valori etici con i dinamismi del consenso sociale, in una società che vede drammaticamente consumarsi lo spessore della sua eticità e accumulare, al contrario, con nostro grande fastidio, episodi e atteggiamenti strumentali e di profitto personale. Amministrare nell'ottica del bene comune è un servizio difficile ed esigente, perché presuppone onestà e disinteresse e una notevole capacità nell'individuare e inquadrare correttamente i problemi e le priorità, reperire le risorse, ma anche il desiderio di costruire con pazienza un adeguato consenso sociale attorno alle decisioni che si prendono. Per queste ragioni ci è sembrato opportuno proporre alla riflessione comune il tema di oggi, la politica come espressione degli ideali e degli interessi di una comunità, tradotto un modo di intendere e di praticare la politica che abbia per davvero a cuore la città e la sua comunità, una politica che riscopra le qualità di risorse umane, sociali ed economiche, di cui le nostre realtà sono ricche, dando fiducia a chi ha l'energia e la capacità di utilizzarle per rispondere ai bisogni concreti emergenti sul territorio. Ringrazio a nome di tutti voi il senatore Aldo De Gaudens, che ha disdettato un precedente impegno per essere qui a presentare l'argomento di oggi. Ritengo che sia la persona giusta per la sua esperienza amministrativa e politica e un esempio di impegno nel sociale. Chi è Aldo De Gaudens? Ex direttore del Centro di Formazione Professionale di Borgo Valsugana, ha ricoperto la carica di sindaco di Borgo e successivamente è stato eletto nel Consiglio Provinciale di Trento per 2 legislature, dal 1983 al 1993, nel Partito della Democrazia Cristiana. Ha fatto parte della Giunta Provinciale di Trento in qualità di assessore al lavoro, alla formazione professionale, all'artigianato, all'industria, agli enti locali e al personale. È stato eletto per una legislatura al Senato della Repubblica, si dedica al volontariato, ex presidente, da poco mi sembra aver capito, dell'Avis del Trentino, vicepresidente dell'Associazione Trentini del Mondo, membro attivo del Centro Studi su Alcide De Gasperi di Borgo e ha collaborato all'acquisizione della casa natale di De Gasperi a Pieve Tesino, nella quale è stato allestito il museo che abbiamo appena visitato. Buonasera. Allora, io ho voluto essere presente da stamattina
per collegarmi in un certo senso o scollegarmi dai precedenti interventi, per non ripetere alcune considerazioni, alcune valutazioni. E quando mi è stato proposto questo tema, ero combattuto su come svilupparlo. Rispondiamo a tutte le interrogativi che ti sei posto nella tua presentazione, o lo inquadriamo nella figura di De Gasperi per quanto riguarda appunto questi principi e queste esigenze? Allora io mi sono posto appunto questo problema e mi sono detto, siccome l'obiettivo è quello, un viaggio alle origini dell'impegno sociale e politico di De Gasperi, io mi sono un po' leggermente discosto da quella che è l'attualità, perché l'attualità si presta a molte valutazioni, si presta a molte interpretazioni e naturalmente come cattolici segue una sua linea coerente con la dottrina sociale della Chiesa, però apre una serie di interrogativi che oggi non siamo in grado di risolvere, ai quali non siamo in grado di dare delle risposte. Potremmo solo affrontare temi aperti di discussione. Allora io mi sono detto, forse è meglio, in aggiunta a quella che è stato il pregevole discorso, il pregevole intervento di Zorzi, perché è uno storico raffinato, perché è una conoscenza dettagliata delle situazioni, delle date, inserisce storicamente i vari concetti con confronti ed obiettivi collegati in maniera perfetta fra di loro, cosa che un esterno come noi, come voi, non riesce probabilmente a fare. Però mi collego alla figura di De Gasperi, perché se riusciamo a focalizzare in alcune situazioni il De Gasperi, automaticamente troviamo stimoli per per inserire anche il nostro essere stati politici o il nostro essere persone che si interessano di politica nell'ottica dei valori, delle situazioni, della realtà che dovrebbe evolversi secondo determinati presupposti, secondo determinati principi. Quindi io ho voluto entrare nel merito di alcune situazioni di Gasperi, cioè non raccontare la storia, non raccontare le vicende e i problemi, ma citare gli scritti che De Gasperi ha fatto in talune situazioni, per penetrare che cos'era e che cosa voleva De Gasperi, il suo essere. Stamattina, prima Zorzi ha detto, è una persona fenomenale, però ha avuto anche l'opportunità di situazioni che lo hanno creato così. Ma io dico, quanti giovani vissero quelle stesse situazioni, l'essere vicini al confine con il Veneto, quindi area italiana, essere in una regione in cui i principi religiosi erano radicati nella gente, essere vicino, essere far parte di un impero che eccetera eccetera, quanti giovani avevano questa stessa situazione però non riuscirono a diventare un De Gasperi, quindi doveva avere qualche cosa in più degli altri. Quello che vi cito non è frutto di una ricerca storica, io non sono uno storico, non sono un laureato, sono un perito industriale che si è un po' costruito da sé. Io ho avuto anch'io le situazioni che mi hanno favorito. Se non avessi trovato determinate situazioni, sarei rimasto dirigente di un centro di formazione professionale a Borgo Valsugana fino alla pensione. La realtà è stata diversa. De Gasperi nasce in una famiglia nella quale i principi religiosi, specialmente da parte della madre, sono la direttiva della vita, la direttiva della quotidianità,
la vita si svolge nell'impegno religioso, nell'osservanza dei principi. E il papà, analogamente, ma in più, aveva il senso del dovere, il senso del rispetto delle regole. Gendarme vuol dire, nell'impero scongarico, vuol dire una situazione di grande dignità, ma nello stesso tempo di grande senso dello Stato, di grande osservanza di quelle che sono le norme. E queste due combinazioni contribuirono a fare del bambino De Gasperi un ragazzo, riflessivo, ubbidiente, non molto vocato alle attività ludiche, non molto vocato ad essere un ragazzo esuberante. Tanto è vero che a Grigno, dove andarono quando partirono da Pivetesino a Grigno, qui nel Trentino, cominciando le scuole elementari, la gente lo definiva polenta fredda. Lo chiamavano un bambino polenta fredda. Cosa vuol dire? Che è un po' melenso, che non partecipa ai giochi degli altri, non litiga, non si scontra, ma era un ragazzo obbediente, riflessivo, eccetera, eccetera. Poi va e cresce con questo senso della religione, con questo senso del valore individuale. Vanno a Civezzano è vicino alla città, anche lì, ambiente rurale, cattolico, eccetera. Però cominciano alcune situazioni di sovvertimento sociale. Praticamente nella zona di Civezzano, un paese rurale e timorato di Dio, eccetera, eccetera, arriva un gruppo di socialisti. Arriva un gruppo di socialisti e fanno un po' di casino. Fanno un po' di rumore, un po' di cagnara, avviene qualche scaramuccia e alla fine se ne vanno e il papà di De Gasperi viene accusato dalle autorità di Trento di non essere riuscito a gestire la situazione con sufficiente autorità, e lo avevano anche denunciato, no? E allora ecco la prima fase nella quale il ragazzo De Gasperi comincia ad entrare in contatto con una realtà diversa da quella che era l'osservanza delle norme religiose, l'ubbidienza, eccetera, ma comincia ad entrare in contatto con altre idee. Quando va alla scuola media, e la scuola media lo fa presso l'arcivescovile, che è il cosiddetto seminario minore, va bene? Lui e il fratello, con la prospettiva eventualmente di diventare anche sacerdote, comincia ad entrare in contatto con una realtà di Trento, che era una città piuttosto all'avanguardia da un punto di vista delle spinte sociali, dalle spinte laiche che si stavano diffondendo. Quindi il socialismo si stava diffondendo, il liberalismo era presente perché la società era liberale, e lui come cattolico si confronta con queste realtà. Tra l'altro la città di Trento è la prima ad avere la luce elettrica nelle strade, nel 1890-91, non mi ricordo. Va bene, quindi cresce e con questa nuova dimensione di confrontarsi con una realtà fatta di laicismo e con una realtà fatta di tradizione. Finisce la scuola media e si iscrive al liceo Prati per fare gli ultimi 3 anni. E lì questa contrapposizione, questo confronto fra idee e fra filosofie diverse comincia a farlo riflettere ancora di più. E vabbè, si iscrive poi all'Università di Vienna. Io non ripercorro la storia. Però, e questo lo voglio citare, nel 1800, vediamo un po', perché mi sono segnato gli appunti, nel 1901 a Mezzocorona
c'è un congresso formativo, fondativo dell'Unione degli Universitari Cattolici Trentini. E lui nel 1901, quanti anni ha? Ha 20 anni, quindi è giovanissimo. E praticamente lo eleggono segretario dell'associazione. 20 anni, appena iscritto all'università, non inserito nell'ambiente universitario con esperienza, però nel suo intervento fa scalpore e dice: la verità è che tutto fu lasciato, tutta la situazione sociale, tutta la situazione economica, eccetera, la verità è che tutto fu lasciato in mano al liberismo dominante e al socialismo. Proprio questo lassismo della città, non dei paesi, ha creato nei cattolici troppo infiacchimento e troppi pregiudizi. Perciò occorre rientrare nella cultura e nelle correnti moderne della vita per strappare agli avversari quella supremazia che dà loro prestigio nella lotta contro la Chiesa. A 20 anni. Io mi confronto con De Gasperi e dico: cosa ero quando avevo 20 anni? Pensavo tutte altre cose. Non ero così. Quindi vuol dire che qualcosa c'era di innato, che è cresciuto nella famiglia, che è cresciuto nella riflessione. A 20 anni era già impostato. E dice: l'unico modo per impedire che il popolo si getti nel socialismo, aveva sostenuto parlando della Rerum Novarum, è quello di scendere a esso e con esso immedesimarsi. Agli studenti che erano riuniti al congresso diceva: chiamate voi forse religione quelle quattro usanze rimaste per forza d'inerzia, come far battezzare i bambini, assistere a qualche funzione di parata o far posare la croce nel feretro, mentre la vita privata e pubblica è informata a principi profani o a vieti compromessi? No, signori, il cattolicesimo è qualcosa di più integrale, non estraneo a niente di bene, avverso a qualunque male, una regola fissa che deve seguire l'uomo dalla culla alla bara, l'anima è il midollo di tutte le cose. Un ragazzo di 20 anni che si esprime così, a me personalmente fa un certo effetto, fa un certo effetto. E questo delinea già quella che è l'impostazione di De Gasperi. Quindi, scusatemi, ma ho voluto entrare nei discorsi e nelle parole sue per cercare di capire che chi è e che cos'è. L'anno successivo, nel 1902, a 21 anni, quindi all'inizio dell'università, viene eletto presidente di questa Unione dei Cattolici Trentini. E nell'intervento nell'assemblea dice, interessante anche questo, a quei signorini universitari che se ne stanno anche durante gli anni dello slancio e dell'altruismo epicureamente lontani dal popolo e s'avvezzano per tempo al caffè, donde c'è venuta borghesia parassitaria, vorrei ripetere queste parole. Anche in questo riguardo il periodo universitario è fatale. O si esce democratici o aristocratici già fatti. O che da giovani ci si avvezza a ridurre il mondo ai giornali che si leggono e ai membri della propria classe, e allora il giovane, divenuto dottore, avvocato, non scenderà tra le grandi masse popolari come fratello ai fratelli, ma come rappresentante di quella borghesia che si attirò nei tempi nostri tanti odi e maledizioni. O invece chi si vede già da giovane oltre la barriera borghese venire una moltitudine di gente che vuole passare e si comprende la grandezza della tendenza, e allora si stende al di là la mano, vi fate a loro compagno,
e considerate tutta la vita come una faticosa erta su cui dovete salire, voi e il popolo, a una meta comune. Questo spirito democratico che ci anima non è, signori, una concessione alle tendenze di oggi, ma frutto di quel cristianesimo compreso socialmente, praticato dentro e fuori dell'uomo in tutta la vita pubblica. E qui c'è una prima critica a quello che è un cattolicesimo di maniera, cattolicesimo osservante delle regole, ma tutto sommato che non si avvicina alla società, alla quotidianità. E per dare corpo a queste sue idee, nelle quali afferma che cattolicesimo vuol dire entrare insieme al popolo per farlo crescere, ed è per questo che poi nascerà anche la cooperazione, o si aggancia alla cooperazione da poco nata, per creare il popolo protagonista della democrazia e non di pochi eletti, si mette a lavorare per il popolo. Nel 1901, nel 1903, si reca in Vorarlberg. In Vorarlberg è una regione dell'Austria. Vorarlberg vuol dire al di là dell'Arlberg. Non so se voi avete in mente la formazione dell'Austria. L'Austria ha il Tirolo del Nord e poi, guardando verso vostra sinistra, c'è quella protuberanza che va verso il lago di Costanza e poi confina con la Svizzera e con la Germania. Il Vorarlberg è quello, è una regione, un land che ha oggi sui 300.000 abitanti. Bene, il Vorarlberg è per il 20-25% della popolazione di origine trentina. Perché? Perché il Trentino, sul finire dell'Ottocento, dal 1860 in poi, a parte la crisi economica a cui ha accennato stamattina dalla Sega del 1873, era stato colpito da gravi calamità naturali. C'era un'industria tessile molto sviluppata, la lavorazione della seta era molto sviluppata. Si ammalò il bacco da seta e ci fu una distruzione totale. Le filande subirono chiusure generalizzate, quindi disoccupazione femminile che non finiva più. Nel 1882 una grossa alluvione distrusse vastissime zone di campagna, nella Valsugana e poi in particolare ci furono morti, ci furono alluvioni, ci furono massi sassosi, eccetera, eccetera. E quindi anche qui non c'era più possibilità di lavoro. Mentre nel Vorarlberg c'era l'industria tessile che veniva dalla Germania e si stava sviluppando, allora furono ingaggiate, diciamo, personalità, giovani donne che andassero a lavorare in Vorarlberg e gli uomini che andassero a lavorare nella costruzione delle ferrovie dell'Arlberg, delle grandi strade, gli Eisenbahnery cosiddetti, che partivano e lavoravano come carpentieri, come muratori, eccetera, eccetera. Molti di questi si insediarono nel Vorarlberg e dopo, con la prima guerra mondiale, ci fu l'isolamento totale. Rimasero lì. Noi li scoprimmo nel 1985-86, quasi per caso, ma comunque per delle lettere che mi erano state mandate avevo preso contatti e abbiamo iniziato un gemellaggio fra la Valsugana e il Vorarlberg e abbiamo scoperto che nel Vorarlberg il 20-25% della popolazione è di origine trentina. Bene, sul finire del secolo del 1800 lì i lavoratori e le lavoratrici del Vorarlberg venivano trattati come noi trattiamo gli extracomunitari, venivano sottopagati, venivano concentrati in ghetti, in case, come dire, in ghetti veri e propri, quindi separati dai nuclei, e in condizioni disumane. Quindi il De Gasperi, per dare concretezza alla sua idea di cristianesimo sociale, andava a cercare di creare un sindacato. Oggi un ragazzo così, noi lo definiremmo, non so, forse no global, no, ma i no global non hanno queste
convinzioni alle spalle. I no global sono più che altro persone che ce l'hanno col sistema e basta. Invece De Gasperi no, voleva organizzare la povera gente, voleva creare il sindacato, e ci riuscì nel 1906 a creare un sindacato. In un'altra occasione, in un'altra avvertenza che durò 2 o 3 anni, i segantini della Val di Fiemme, la Val di Fiemme era ricca di piante da opera, abeti, larici, eccetera. La foresta di Paneveggio, se voi la conoscete, è una foresta con piante molto richieste nella costruzione, per esempio, di strumenti musicali. Non tutte le piante, bisogna batterle col martello per capire. Bene, i segantini lavoravano 14 ore al giorno. Per noi è impensabile, ma 6 giorni alla settimana, non 5 giorni, 14 ore al giorno. Lui impiantò una vertenza sindacale e naturalmente i proprietari, gli imprenditori, eccetera, l'avevano a morte con questo giovane De Gasperi che veniva a fare l'agitprop, che veniva a rivoluzionare quella che era un sistema economico e ambientale così, che da decenni era immutato. E riuscì a far ridurre l'orario giornaliero dalle 14 alle 11 ore, fu una conquista notevole. Questo all'età di un giovane che aveva 22-23 anni. Questo era De Gasperi giovane. Noi lo conosciamo negli anni successivi, e lo ha messo in evidenza anche egregiamente il dottor Zorzi, quando nel secondo dopoguerra fa il mediatore, riesce a portare avanti determinati obiettivi, determinate riforme, coinvolgendo anche i comunisti, quindi capacità di pazienza, capacità di comprensione, capacità di dialogo, eccetera. Ma da giovane stava costruendo un carattere duro, un carattere volitivo, un carattere non impostato sulle chiacchiere, ma impostato sulla volontà di fare, ma di fare concretamente. Bene, nel 1904, l'abbiamo sentito, viene fondato il Partito Popolare Trentino, Unione Politica Popolare del Trentino, UPPT, insieme a Don De Lugan e all'ingegner Lanzerotti, che era il dirigente generale, diciamo così, della Federazione delle Cooperative. E nel 1904 nasce questo partito, e lui entra nella direzione e scrive così: per rinforzare gli obiettivi del partito. La politica è l'arte di governare, dirigere lo Stato, gli enti pubblici. La politica si fa nei parlamenti, nelle diete, quando si votano i dazi, le imposte, il contingente militare, le leggi scolastiche, eccetera. Dalla politica, quindi, dipendono gli interessi più gravi, più sentiti dell'individuo e del corpo morale. Da questo non si scappa. O la politica si fa o la si subisce. Finora il contadino, l'uomo delle classi sociali meno abbienti, l'ha subita. Si può cambiare questo sistema? Sì, ma appunto col far politica. Si è detto, e si ripete volentieri nel nostro paese, che le questioni religiose per la vita pubblica non sono più di attualità e che non impernino più il diventare e l'essere dei partiti. Questa affermazione risale a coscienze amanti dell'equivoco e rifuggenti a penetrare sotto la corteccia esteriore delle cose. Creare anzitutto posizioni chiare, nette, ecco il compito nostro. Noi dobbiamo rifuggire dalle mezze misure e dalle mezze coscienze. Nelle prossime elezioni ogni candidato dovrà assumere colore anche di fronte alle questioni religiose,
poiché interessa al popolo trentino di sapere se i suoi rappresentanti alla Camera aumenteranno i voti dell'invadente anticlericalismo o meno. Non è lecito appagarsi di vaporose idealità, di viete formule dottrinarie. Conviene che si sappia quanto importi il liberalismo e l'anticlericalismo di certi onorevoli. Ditemi voi se sono parole dure o se sono discorsi che, di circostanza. Secondo la mia opinione, facendo sempre i confronti fra la mia età di 22-23 anni e la sua, mi sono sempre detto quando ho letto queste cose, ma, insomma, perché aveva proprio qualcosa di più e forse aveva anche qualcosa di più come base di partenza. Io vengo da una famiglia cattolica, per carità, vengo da una famiglia, però abituato a vivere normale. Io a quell'età lì pensavo andare in montagna, andare sui ghiacciai, la Presanella, la Ramello, eccetera, insomma, con gli amici. Qualcuno pensa, eravamo in tre. Qualcuno pensa alle ragazze. Qualcuno pensa alle ragazze. Io un po' meno, perché siccome facevo parte della cosiddetta gioventù francescana, quindi legata al francescanesimo, le ragazze, sì, avevo già un po', quell'età lì avevo già una mezza fidanzata. Però eravamo abituati nelle classi separate. Una volta mi ricordo che il frate mi ha detto: ma sai, avevo 15-16 anni, ti hanno visto l'altro giorno a Rovereto in via Garibaldi con una ragazza. E quando? Mercoledì alle 3 del pomeriggio. Ah sì? Era mia sorella. Ma la gente non lo sa. Questo era un po' il mio ambiente, ma che comunque non si poneva problemi politici. Non me li ponevo, ma non me li ponevo neanche dopo. Sono arrivato a fare un po' di attività politica per colpa della cooperazione, ma questo è un altro discorso, per colpa delle cooperative edilizie. Va bene, sempre su questo discorso, guardate che quando avete intenzione di sospendere, me lo dite, cos'è, 10 alle 6? Ma è possibile? Allora io devo sospendere, io un sacco di roba. Parlando sempre in quella sede del Partito Popolare e parlando del Trentino che lui dirigeva, scrisse una volta: discorriamo un po' del sistema elettorale. In Austria i deputati parlamentari vengono eletti in questo modo. Quando venne data la Costituzione, gli abitanti dello Stato vennero divisi in diverse categorie: i buoni, i bravi, i meno buoni, eccetera. La bontà però commisurata sul possesso e sul denaro. Così sono sorte le curie, classi sociali elettoralmente differenziate per censo e cultura. La prima curia è quella dei signori, i quali in 5.431, tutto l'impero, eleggono niente meno che 85 deputati. La seconda è formata dai membri delle Camere di Commercio, cioè dagli industriali, negozianti, eccetera. Questi, nelle ultime elezioni, furono 500, non tutto l'impero, l'Austria. Questi, nelle ultime elezioni, furono 556 ed elessero 21 deputati. La terza curia è degli abitanti delle città che pagano almeno 8 corone di imposta diretta. Alla quarta, questi in numero di 490.000 elessero nelle ultime elezioni 118 deputati. Alla quarta curia poi appartengono i contadini e i proprietari di campagna. Essi sono 1.500.000 e mandano alla Camera 129 deputati. Infine il popolo di 5 milioni e ciapelo, i quali però tutti assieme non poterono eleggere che 72 deputati. Quindi
nel 1901 per eleggere un deputato nella quinta curia ci vollero 69.500 elettori. Un deputato dei comuni rurali ci vollero 12.300 elettori. Un deputato della città ci vollero 4.200 elettori. Un deputato delle Camere di Commercio ci vollero 26 elettori. Un deputato del grande possesso ci vollero 53 elettori. È democrazia questa? No, dice. Il popolo deve poter contare e aver dignità, quindi ad ogni persona deve corrispondere un voto. Questo lo scriveva a grandi lettere. Questo per delineare ancora una volta quella che era la figura di De Gasperi. Però sentite, o vado avanti o mi dite che ci troveremo un'altra volta, perché non voglio interrompere il vostro desiderio di vedere la partita, ma io avrei... Andiamo avanti? Vabbè. Naturalmente, come da laureato, non ripercorro la vita durante l'università a Vienna, eccetera. Da laureato si laurea nel 1905 e immediatamente, come ha detto il dottor Zorzi, il vescovo Endrici lo chiama a dirigere il giornale, il Trentino. E naturalmente inizia tutta una serie di polemiche graffianti contro i liberali, contro i socialisti, perché entrambi, pur con visioni politiche diverse, va bene, erano tendenzialmente anticlericali, tutti lo sappiamo. E allora, per i liberali, scriveva, fino ad oggi nel nostro Trentino vivemmo nell'equivoco. Chi faceva la politica, chi faceva il nuvolo e il sereno, erano quattro avvocati, quattro dottori, che avevano sempre in bocca la formula stereotipata: il paese vuole così, il paese vuole colà. Mentre in realtà il paese o non veniva interessato o si disinteressava e alle volte non distingueva il bene di che si trattasse. Non si distingueva bene di che si trattasse. Ora sembra che entriamo in un'altra fase. Sembra che gli amici del popolo pensino sul serio a dare un calcio a certi sistemi odiosi, a certi sistemi autocratici. Questo era per i liberali. E a chi dei liberali lo accusavano di essere austriacante, scriveva: austriacanti, antinazionali, ma voi siete dessi, voi liberali, voi siete i peggiori nemici del Trentino, voi gaudenti che assistete fin qui impassibili, sventolando il bandierone della nazione alla vista dei pericoli che sovrastano il paese. Signori, la patria non è una parola vuota, ma è un paese che col suo popolo. Fino a che non avrete lavorato praticamente per questo popolo, chiudete quella vostra bocca sacrilega, non profanate con la vostra perfidia questo luogo sacro. Parlando del Partito Popolare contro i liberali. Per i socialisti invece dicevo così: amici, non disprezziamo il socialismo, ma preveniamolo nella difesa sociale, preveniamolo nel campo economico. Noi, meglio del socialismo, possiamo combattere le ingiustizie da qualunque parte vengano. Noi, meglio dei socialisti, possiamo opporci, anzi, dobbiamo opporci a tutte le sopraffazioni dei grandi e dei piccoli. Noi, seguaci di una religione che ha per fondamento la giustizia. Guai a quel tale che un bel giorno sospendesse il suo lavoro per ridere, per disprezzare il socialismo, in vista delle sue piaghe schifose. Si ricordi del pazzo che, mentre gli ardono le vesti d'intorno, ride. Quindi dice: attenzione, i socialisti sono una forza, stanno conquistando la società. Noi, come Partito Cattolico, dobbiamo assolutamente
vincere e sconfiggere il socialismo, ma come? Sul suo stesso terreno. Dobbiamo dimostrare di essere più bravi di lui nella difesa dei diritti del popolo, nelle riforme e nella dignità delle singole persone, mentre il socialismo non fa riferimento alla dignità delle singole persone, ma alla massa complessiva. Bene, arriviamo al discorso, ma questo lo salto perché mi disperderei troppo e farei perdere troppo tempo. E veniamo alla Prima Guerra Mondiale. Nella Prima Guerra Mondiale, c'è nel frattempo la sua elezione nella Dieta di Innsbruck, nel Consiglio Comunale di Trento, nel Parlamento di Vienna, eccetera, eccetera. Lasciamo stare, è stato già affrontato con perfetta descrizione da parte del Tozzorzi, io non sarei in grado di fare altrettanto. Prima Guerra Mondiale, il Trentino, vorrei correggere un po' le cifre che sono state citate, perché queste vengono da documentazione certa. Sulla Prima Guerra Mondiale, nel 1914, arruolati nell'esercito austro-ungarico circa 60.000. Dalla Serra stamattina parlava di 40.000. Zorzi parlava di 55.000. Questo dato parla di circa 60.000. Evacuati e deportati in Austria 75.000. Evacuati e deportati in Italia 35.000, internati politici a Katzenau 1.750, fuoriusciti in Italia, quindi i redentisti, 757, qui le cifre collimano. Popolazione totale trentina nel censimento 1910 393.000 abitanti, totale popolazione trentina allontanata dal Trentino 173.000 abitanti, quindi quasi il 50% della popolazione spostata. Ma 50% della popolazione nella fascia delle zone di guerra, perché poi nelle zone interne, nella Val di Fiemme, nella Val di Fassa, non ci furono spostamenti, perché la guerra sulle montagne, sul lago Rai, eccetera, fu una guerra di posizione, non una guerra di movimento. Ecco, questo per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale. Durante la Guerra Mondiale lui viene incaricato di seguire la situazione dei profughi, fa interventi nel Parlamento molto critico nei confronti dell'Austria e niente, la guerra si conclude. Da autonomista crede nella sana amministrazione dell'Austria, diventa, ed è stato già annunciato, diventa filo italiano e entra nel 1921 nel Parlamento italiano. Però prima di entrare nel Parlamento italiano si dedica, sempre sul giornale, si dedica alla difesa di quelle che sono le esigenze del popolo trentino. E dice che dopo la guerra, nel maggio 19, scrive questo: le nostre preoccupazioni sono venute crescendo, però, facendo riferimento all'occupazione italiana, alla liberazione italiana, perché in questa burocrazia non abbiamo trovato quei criteri d'ordine, di serietà, di metodo, che riteniamo assolutamente indispensabili. È tutto un complesso quindi di organismi e di criteri amministrativi che noi comprendiamo sotto la parola d'ordine autonomia. Noi vogliamo che sia salvaguardata l'autonomia. Trovate forse meno esatta questa parola? Può essere, ma noi l'abbiamo tolta belle fatta dal nostro vocabolario politico locale per significare la migliore amministrazione possibile, fatta tutta per il popolo e più che è possibile per mezzo del popolo stesso. Lui critica quindi l'avvento dello Stato italiano perché esautora le comunità dalle loro autonomie, dalle loro prerogative, dalle loro libertà.
E nel 20 dice: è inutile. La burocrazia italiana è assolutamente refrattaria al concetto dell'amministrazione autonoma. I nuovi venuti non capiscono come si possano e debbano condividere i poteri civili con un'altra autorità, la quale invece che essere nominata dal ministro ha origine elettiva. Evidentemente chi è avvezzo a considerare le amministrazioni provinciali come congregazioni di carità o consorsi stradali fatica a capire che cosa era e vogliamo che sia per noi la giunta, eletta dalla dieta, corpo questo con attribuzioni legislative ed amministrative ereditate dagli stati generali e difese gelosamente contro gli attacchi della monarchia accentratrice. Questo nella fase pre-mussoliniana, quindi dopo l'annessione all'Italia, ma andò anche a Roma alcune volte, promesse, ma non sortisce mai nessun tipo di risultato. E quando viene eletto nel Parlamento italiano nel 21, prima non poteva perché mancava la formale annessione, nel suo primo intervento riprendo quello che è già stato detto. Intanto ricordò che sotto l'Austria c'era la cassa malati per i lavoratori, cosa che in Italia non c'era, quindi rivendica la necessità di avere la cassa malati. E poi l'obbligatorietà delle scuole professionali per arrivare ad una professione, cosa che in Italia non c'era, l'obbligo scolastico che in Italia non c'era, eccetera eccetera. Ma dopo bisognerà pur sapere per quali ragioni, ad esempio, avviene che la stazione di Trento, per la terza volta lo sentite, mentre prima vi erano gli sportelli 3 impiegati, oggi ve ne sono 12, malgrado il numero dei biglietti sia diminuito. E occorre altresì non dimenticare che per eseguire certe serie di operazioni postali fu calcolato esattamente, mediante esperimento, che col sistema austriaco si impiegano 2 ore e col sistema italiano 8 ore e un quarto. Lo stesso si dica per le ambulanze postali, per le distribuzioni, la posta. Quando io vedo che un ufficio postale che è capolinea di 10 stazioni per fare il servizio dei dispacci lettere spende col sistema austriaco 16.000 lire annue e col sistema italiano 87.000 lire annue, mi domando se non è giusto che studiamo e vediamo se si possa arrivare a risparmiare tanto spago, tante buste e tanta ceralacca di cui fa tanto spreco l'amministrazione italiana. Questo l'ho citato così perché ritenevo importante delineare la figura di De Gasperi, che non si fa solo cura dei grandi sistemi, dei grandi ideali, ma entra anche nei particolari, nelle necessità della gente, nelle necessità della sana amministrazione, e lavora a tutto campo. Nel 21 ha 40 anni, quindi è nel pieno del suo vigore. Io avrei ancora un sacco di cose da citarvi, potrei solo dire questo, che in quegli anni la situazione italiana era esplosiva. Dopo la prima guerra mondiale e fino all'avvento di Mussolini era esplosiva, erano tutti contro tutti, la destra nazionalista era contro la sinistra, gli operai erano contro i contadini, gli agrari in lotta con gli industriali e con i grandi gruppi finanziari, i sindacati rossi contro i sindacati bianchi, l'atmosfera di guerriglia nelle istituzioni e nei partiti. Siamo quasi alla situazione attuale, forse. Disaccordo totale sul modello di sviluppo. Clima di contrapposizione, di contrapposizioni che impedivano le riforme. Crisi economica e sociale perdurante.
Ed è in questa situazione, nonostante i governi, Giolitti, Natta e quello che è, entra Benito Mussolini, che guarda caso era stato nel 1909 per 8 mesi in Trentino, che conosceva molto bene De Gasperi, col quale aveva avuto delle lotte giornalistiche molto feroci, e che era stato allontanato dal Trentino per volontà dell'amministrazione austro-ungarica, perché lo consideravano un sovversivo. Stava un po' sulle scatole anche a Cesare Battisti, Mussolini, a suo tempo. Vi dirò che nel 1909 conobbe una signorina a Sopramonte, una frazione di Trento, Ida Walser, e la sposò nel 1913 con rito religioso. Ci sono i documenti e c'è un libro che documenta tutto questo. Naturalmente poi lui volle disfarsene e operò in modo da farla ricoverare in manicomio, e prima fu ricoverata nel manicomio di Pergine, qui in Valsugana, e poi morì nel manicomio di Venezia, mi pare. Ebbero un figlio che dalle fotografie, quel libro che vi ho citato, è uguale a Mussolini. E pur di, far dimenticare il suo matrimonio, perché aveva altri obiettivi, diciamo, costrinse il figlio ad arruolarsi nella Marina e lo mandò in missione in Giappone. E in Giappone poi si ammalò e lo fece ricoverare anche lui in ospedale psichiatrico, dove morì nel 30, non mi ricordo la data, potrei citarvelo perché da qualche parte l'ho scritto. Ce l'ho da qualche parte. Questo perché la storiografia ufficiale, specialmente della destra, non ammette che ci sia stato questo matrimonio. Questo matrimonio c'è stato ed ha avuto questi esiti. Va bene. Entra Mussolini. Mussolini, che è molto furbo, chiede all'incarico del governo, di fare il governo da parte del re, e chiede la presenza dei popolari, del Partito Popolare, che era nel frattempo era nato nel 1919. Il Partito Popolare era incerto se accettare o non accettare, perché il fascismo era pieno di angherie, di sopraffazioni, di manipoli che aggredivano le persone, eccetera, eccetera. Per cui il Partito Popolare era incerto se accettare o meno. Finché De Gasperi convince il Partito Popolare ad accettare di far parte del governo, del primo governo Mussolini. Però è interessante leggere il suo intervento alla Camera, nella quale esprime la sua adesione al governo, che durerà pochi mesi. È interessante, ve lo leggo, e dopo non vi leggo nient'altro perché andremo avanti troppo. Ma per delineare quella che è la figura di un De Gasperi coerente con i suoi principi e anche critico nei confronti di una realtà che affronta per raggiungere obiettivi più nobili, per tentare di riportare il fascismo nell'ambito della democrazia. Quindi l'obiettivo non è la gestione del potere, ma è quello di prendere il fascismo e incanalarlo in comportamenti democratici. E scrive e parla così nel suo intervento nel governo. Onorevoli colleghi, se io fossi incaricato di esprimervi tutto il sentimento che anima i colleghi del gruppo popolare in confronto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Mussolini, che aveva parlato, dovrei anzitutto riferirmi al linguaggio da lui usato nel giudicare l'attività di questa Camera. È un linguaggio nel quale risuona un'eco rivoluzionaria, un linguaggio che da questi banchi non può essere accolto per due ragioni. Notate che è
la fase di approvazione del governo. Primo, perché esso può venire interpretato come svalutazione del supremo organo costituzionale dello Stato italiano e perché accomuna in un ingiusto e sommario giudizio uomini che hanno la coscienza di essere venuti qui a fare tutto il loro dovere di legittimi rappresentanti della nazione. È vero, questa Camera fu talvolta sorda e grigia, ma spesso anche accolse l'eco delle più sincere preoccupazioni per gli interessi del Paese, spesso risuonò di vivaci proteste contro gli attacchi che fuori si muovevano contro le leggi e contro la nazione, e fu spesso testimone e animatrice di sforzi tenaci diretti a sanare moralmente e materialmente la patria straziata dal lungo travaglio del dopoguerra. Il fascismo rivoluzionario avrebbe potuto allora farne un bivacco di manipoli, come ha detto il Presidente, ma il giorno dopo, ne siamo convinti, avrebbe sentito che ne sarebbe stata colpita la stessa maestà della nazione che esso si proponeva di reintegrare. In verità, il tono rude con cui il Presidente del Consiglio ha iniziato il suo discorso ci richiama ad una realtà ancora più dura, cioè al fatto rivoluzionario che ha condotto il presente governo al potere e alle condizioni rivoluzionarie dalle quali non siamo ancora del tutto usciti e che, per assegnare nettamente le responsabilità e per stabilire il gioco delle forze agenti nella politica del Paese, sarebbe opera vana e dannosa voler nascondere sotto le forme convenzionali e tradizionali del costume popolare. Il metodo non risponde né risponde ai nostri criteri etici e politici. È un attacco pesantissimo e De Gasperi ha il coraggio di farlo e lo fa. Però dopo dice: quello che oggi importa e quello che è mancato da parecchio tempo è la volontà fattiva di governo ed il proposito e la forza di ristabilire la legge e la disciplina nel Paese. Nel Paese c'erano scioperi, scontri, eccetera, eccetera. Questo proposito ci viene annunziato con tutta fermezza là dove il Presidente dice che la legge sarà fatta rispettare a qualunque costo, anche contro l'eventuale illegalismo fascista. E la forza, crediamo e ci auguriamo, vi sia. Allo scopo, che va assolutamente raggiunto se la boccheggiante nazione deve essere salva, conviene concorra l'assidua volontà, lo spirito di abnegazione anche di questa Camera. Tale significato ha il nostro appoggio ed il nostro voto. Attendiamo dal governo la inesorabile soppressione di ogni illegalità, la rigida tutela delle libertà costituzionali. Questo è un discorso estremamente chiaro ed estremamente deciso. De Gasperi dice: noi ti diamo l'appoggio perché ci hai promesso che costringerai anche contro i tuoi, contro il fascismo, li costringerai a rientrare nella legalità. Solo a questo titolo noi ti diamo l'appoggio. Per tutto il resto non siamo d'accordo su quello che hai detto. Mi pare che una figura di questo genere non poteva che essere poi, negli anni successivi, la persona di riferimento per ricostruire tutta la nostra storia, la nostra economia e la nostra realtà. Mi fermo qui. Io avrei ancora molte pagine, però mi rendo conto, avendo fatto degli appunti e non avendo controllato il tempo, se io leggevo, ci mettevo di più però, non avendo controllato il tempo, mi devo scusare. Non è un tema che io svolgo di solito, mentre il dottor Zorzi è uno storico, quindi è abituato, mentre il dottor Dalla Serra
all'ufficio studi che li prepara tutta una interessantissima. Io l'ho fatto ad hoc per questa occasione, non sapendo come interpretare il titolo, ho cercato di dire, vediamo di conoscere De Gasperi da questo punto di vista, vediamo di stabilire cosa De Gasperi pensava della politica e come deve essere attuata la politica, perché se noi ci comportiamo solo un 10% rispetto a De Gasperi, forse possiamo sperare in qualche cosa per il futuro. Vi leggo le ultime due pagine che avevo scritto, sono un minuto. Fu un uomo straordinario e che lo fu utilizzando le virtù degli uomini semplici, l'umiltà, la tenacia, l'onestà, la fede nei propri ideali. Fu un uomo scarno, a volte scabro, privo di abilità retoriche, di fronzoli e di demagogia, che tanto andavano di moda nel ventennio e pare tornino purtroppo di moda anche in questi tempi, nei quali sembra aver ragione chi urla di più. Ma aveva la capacità di farsi capire dalla gente e di far intendere soprattutto la forza d'animo che era in lui. La sua attività politica era impostata su precisi elementi di riferimento: la libertà individuale, il protagonismo delle masse, la prudenza morale, il soddisfacimento dei bisogni materiali, la domanda di sicurezza e di pace, le esigenze pastorali della Chiesa, la testimonianza di una vita integerrima ed impostata sulla coerenza, sulla sobrietà e sui valori religiosi come basi sicure di riferimento. È una figura da ricordare per quello che ha fatto per la democrazia in Italia, ma anche per quello che può rappresentare in una fase storica difficile e in un regime politico in difficoltà, di una repubblica incerta tra passato e futuro che manca di eroi. Siamo spesso convinti che la democrazia sia autosufficiente e garantita per definizione del suo funzionamento. La democrazia invece non basta a se stessa se non è parte di un impegno a confrontarsi con i problemi economici, sociali e morali che la sovrastano. Non è più possibile sperare che le regole democratiche siano sufficienti a risolvere i problemi se manca la sostanza, se manca cioè l'impegno di tutti e di ciascuno nell'osservanza delle regole e la volontà di perseguire il bene comune anche rinunciando ad interessi di parte e superando l'individualismo imperante. Questa era la conclusione che volevo dare a tutto l'intervento che avevo preparato. Io vi ringrazio, se volete discutiamo, però so che avete altri impegni da... No, devo ammettere e ringraziare il senatore De Gaudenz che ha saputo interpretare, cogliere la riflessione del tema che noi avevamo proposto calandolo sulla figura di De Gasperi, mettendo in evidenza il forte carattere e la sua forte volontà di fare. Ha saputo integrare la linea del tempo che il dottor Zorzi ha fatto con degli episodi e discorsi dello statista che riflettono la sua passione e oserei dire anche la sua passionalità sugli interessi sulle necessità della comunità. Pertanto, secondo me, ha colto in pieno lo spirito del tema che noi abbiamo proposto. Ringrazio, se è così, ringrazio. E guardate la stranezza, dalla Sega è della Val di Fiemme, Zorzi è della Val di Fiemme e io sono della Val di Fiemme. Certo, di Predazzo. Ma fatto riguardo. Perché mio padre faceva il camionista ed aveva trovato lavoro a Rovereto, io sono nato a Rovereto, ma mio padre è De Gaudenz ed era primo cugino dell'albergo dove andava a Bellamonte Aldo Moro, l'albergo alpino di del nostro cugino ospitava Aldo Moro e mia mamma è Boninsegna, a Predazzo il Boninsegna, l'Arturo Boninsegna
una personalità, uno storico della Val di Fiemme. Daniele Boninsegna è stato maestro di sci nazionale per molti anni, eccetera.